farei subito. Insomma, lo dicevamo ieri, dopo la semifinale con Boston sarebbe stata complicata, ma si aspettava davvero così complicata questa sfida? No, a dir la verità no. Merito di una Novara ostica, combattiva, che non ha mai mollato, che ci ha creduto dal primo punto all'ultimo. Hanno toccato tantissimo, difeso tantissimo, hanno contrattaccato con forza, veemenza, volevano farci male. Noi ci siamo innervositi perché la palla non andava a terra. Ho provato a trasmettere tranquillità alle ragazze, ho provato a fare qualche cambio. Nel corso dei set abbiamo trovato la formazione che in quel momento ci stava dando un pochino di più. Ci abbiamo creduto piano piano e poi abbiamo cominciato a cambiare. Quando ho visto negli occhi delle ragazze la volontà di portarla a casa, e devo dire che è stato proprio bello. È una vittoria di squadra, di un gruppo forte che non ha mai mollato e non lo faremo mai fino all'ultimo giorno di questo campionato. Invece, che cosa ha visto nei primi due set, e cosa ha pensato e cosa ha detto le sue ragazze dopo i primi due set? Dopo il primo set perso a 19, se non ero a 19, ho detto che stavamo sbagliando tanto, non stavamo scegliendo i colpi giusti e che se avessimo fatto due errori in meno e avessimo variato due colpi in attacco, la situazione sarebbe completamente cambiata. L'abbiamo ovviamente rincorso quel set, siamo partiti malissimo, eravamo sotto di tanti punti, piano piano abbiamo risucchiato di punti, siamo arrivati fino al 17-15, abbiamo avuto la palla del 17-16, quindi veramente siamo stati molto bravi lì, loro hanno allungato nuovamente. Devo dire che non abbiamo fatto un primo e secondo set lucidi, abbiamo fatto due set di enorme tensione, nervosismo, e con squadre così forti che vogliono assolutamente aggredirti e vincere le partite non te lo puoi permettere. Il terzo punto in Coppa Italia consecutivo, il quarto della storia dell'Imoco, che valore, che significato dà la vittoria di stasera? Questa vittoria a mio avviso vale doppio, perché veniva dopo la sconfitta di Ankara, veniva dopo un po' di stanchezza, veniva dopo un momento non facilissimo per noi, volevamo a tutti i costi riscattarci, stavamo ancora cercando l'identità giusta, in realtà la stiamo ancora cercando, è un po' tardi lo so, ma la stiamo ancora cercando. Però questo gruppo è un gruppo forte, stiamo recuperando le pedine, ho alternative, abbiamo motivazioni, abbiamo portato a casa due trofei su tre, abbiamo sfiorato uno contro secondo me la squadra più forte del mondo che è il Vakif, adesso ne rimango due che è campionato e Champions League, faremo di tutto per portarli a casa entrambi.